Buongiorno bambini, ben ritrovati nella nostra aula speciale dove ci incontriamo ogni giorno per la nostra ricreazione. Cominciamo subito con il primo video di oggi. Voi lo sapete come si va a caccia dei mostri e soprattutto avete abbastanza coraggio per farlo? Beh, io penso proprio di sì. Vi faccio conoscere una maestra che è specializzata proprio in questa materia, oltre che in inglese. Ecco a voi la maestra Caterina della Scuola dell'Infanzia Cossettini dell'Istituto Comprensivo Terzo di Udine. How to catch a monster. Warning! This is not a manual about extraterrestrials. This is not a horror book that talks about scary things. It is a simple and clear manual that explains how to catch a monster. Yes, you've got it right. A monster. Do you know the one who lives under your bed? Or the one in the closet that comes out in the middle of the night when it's really dark in your bedroom? Exactly, that one. Hey, what are you doing? Me? I'm ready to catch a monster. I've got my backpack. I've got a rope. My hat. My hiking boots. And I've got a very fierce dog. More or less. Sorry, I think you're wrong. We must be serious, okay? Are you ready? So, how to catch a monster. Step 1. The first things to have is a torch. Yes, a torch. Monsters are scared of direct light. This way you can take it by surprise. Step 2. You must have a mirror. No one to see how ugly he is when he make faces. Step 3. Sweets. You need a lot of sweets. Chocolate, ice creams, candies. Monster love them. And if we want to get him out of his hiding place, we have to offer him something interesting. Come on, little monster. Come on. Come on. Come on, little monster. Come on. Step 4. We absolutely need a chair. What are you doing? I didn't say a stair. I said a chair. Oh. A chair. Sorry. What I was saying. Yes, we need a chair.
You have to be patient if you want to catch a monster. Not like that. More. Okay, okay. But now that I have the torch, the mirror, the candies, the chair, and in the end, I catch the monster. What should I do with him? Don't you know? Really? You need to talk to him. Yeah, yeah. Have you ever asked him why he is like this? Why does it scare you so much? Do you know his language? No, you don't. Do you know if he is happy or sad? No, you don't. Maybe he's a baby monster. And he's alone and just wants to play with you. So, try to catch him and ask him. Perhaps you will find a friend after all. And hopefully, you'll never again be scared of the dark night. Bye-bye! Adesso ci scateniamo tutti quanti insieme a ritmo di musica. La conoscete la Pesciolino Dance? Sì? Bene, molto bene. Prepariamoci allora a ballare assieme alle maestre della Scuola dell'Infanzia di Passons dell'Istituto Comprensivo di Pasian di Prato. Ciao bimbi! Anche oggi balliamo! Siete pronti? E partiamo con la musica! La paura viene dal mare. Ah no, stiamo scherzando, siete pronti per la Pesciolino Dance? Insegno un ballo se lo vuoi così puoi farlo insieme a noi. Non è difficile, vedrai, due secondi imparerai. Ci vorrà un po' di fantasia e presto come per magia. Basta un tuffo e già sarai in fondo al mare. Allora dai, saluta i voli. Le nostre che così tutte le anguille poi i pesci intorno a noi. Metti le mani sopra i fianchi, metti indietro e testa avanti, muovi a coda su e giù, soffia forte e fai più più. Ora non sei più un bambino, nuoti come un pesciolino, fai le colle con la bocca e poi sotto a chi tocca. Metti le mani sopra i fianchi, metti indietro e testa avanti, muovi a coda su e giù, soffia forte e fai più più. Ora non sei più un bambino, nuoti come un pesciolino, fai le colle con la bocca e poi sotto a chi tocca. Ciao a quei delfini, ciao 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 ciao, e fino al pesce cane, anche noi dei bambini. Metti le mani sopra i fianchi, metti indietro e testa avanti, muovi la coda su e giù, soffia forte e fai glu glu. Ora non sei più un bambino, ma nuoti come un pesciolino, fai le colle con la bocca e poi sotto a chi tocca. Metti le mani sopra i fianchi, metti indietro e testa avanti, muovi la coda su e giù, soffia forte e fai glu glu. Ora non sei più un bambino, ma nuoti con le altre maestre.
ci arrivederci. Insegna un ballo se lo vuoi così puoi farlo insieme a noi. Non è difficile, vedrai, due secondi imparerai. Ci vorrà un po' di fantasia e presto come per magia. Basta un tuffo e già sarai in fondo al mare, allora che sai. Le ostriche così, le Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Dire, fare, riciclare è una cosa da imparare. Così canta il nostro amico Renato, lo scienziato, che nel prossimo video ci spiega come differenziare i rifiuti e come funzionano le isole ecologiche. Ciao ragazzi, oggi parliamo della raccolta differenziata. Sapete che cos'è? È una cosa importantissima! La raccolta differenziata è un sistema di raccolta che prevede una prima differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini. Sembra complicato, ma non lo è! Con la canzone si capisce meglio! Quella plastica lì, devi metterla là, se non la disperdi ti ringrazierà. Con il vetro fai attenzione che ti puoi tagliare, apri il suo cassonetto, lì lo puoi buttare. Se è un vecchio fumetto, lo vuoi riciclare. Non dimenticare che con la carta deve andare. Dire, fare, riciclare è una cosa da imparare. Dire, fare, riciclare, la natura puoi salvare. Hai finito l'aranciata, ora è vuota la lattina. C'è il suo giusto cassonetto che si svuota la mattina. Quando poi nel tuo giochino la pila è finita, gettarla al suo posto è la scelta preferita. Se hai finito la banana, la buccia non buttare. Se nell'umido la metti, compost.
caos può diventare. Dire, fare, riciclare è una cosa da imparare. Dire, fare, riciclare la natura puoi salvare. Dire, fare, riciclare è una cosa da imparare. Dire, fare, riciclare la natura puoi salvare. Differenziare significa che ogni tipo di rifiuto ha il suo cassonetto. La carta va in quello della carta, la plastica va in quello della plastica, il vetro va in quello del vetro. È un gioco da ragazzi! A cosa serve differenziare? A riciclare! Avete mai sentito parlare delle isole ecologiche? Sono quei centri di raccolta di rifiuti organizzate dalle amministrazioni più sensibili. Vi siete mai domandati come arrivano i nostri rifiuti al centro di smistamento? Volando? Se non avete portato voi il sacchetto dell'immondizia fino al cassonetto, devono averci pensato la mamma e il papà. E poi? Arrivano con il loro furgoncino gli operatori ecologici e svuotano i bidoni di tutti i rifiuti. Poi, con il loro furgoncino bello carico, arrivano al centro di smistamento. In questi centri i rifiuti vengono trattati per essere riciclati. Tutti i materiali riciclabili possono essere riutilizzati per creare nuovi prodotti uguali allo scarto oppure prodotti nuovi del tutto. Riciclare, inoltre, riduce il consumo delle materie prime. Vediamo che cosa possiamo riciclare. Legno, vetro, carta e cartone, tessuti, pneumatici, alluminio, acciaio e plastica. Differenziamo e ricicliamo, perché, come dice la canzone, dire, fare, riciclare è una cosa da imparare. Dire, fare, riciclare, la natura puoi salvare. Ciao ragazzi, al prossimo video! Abbiamo visto come si riciclano i rifiuti e perché è importante farlo. Il nostro pianeta, la Terra, ve ne sarà sicuramente molto grata. Nelle scorse settimane abbiamo celebrato la Giornata Mondiale della Terra. Nell'occasione, alla Scuola dell'Infanzia di Passons dell'Istituto Comprensivo di Pasian di Prato, le maestre hanno spiegato come si pianta un semino e lo hanno fatto utilizzando, tra l'altro, anche una bottiglia di plastica. Come possiamo aiutare il nostro pianeta? Beh, ci sono molti metodi. Uno, ad esempio, è quello del riciclo. Riutilizzare cioè degli oggetti come carta, plastica, vetro e trasformarli in altro. Oggi è proprio quello che faremo. Trasformeremo una semplice bottiglia di plastica in un vaso e pianteremo delle lenticchie. Siete pronti? Bene, adesso vi dico il materiale. Allora bimbi, per creare il nostro vaso abbiamo bisogno di una bottiglia di plastica, lenticchie, uno spruzzino con dell'acqua, un batuffolo di ovatta, spago, tempere, forbici e taglierino che utilizzeranno solo i vostri genitori. Andiamo a cominciare! Allora bimbi, il primo passaggio è questo. Intanto togliamo il tappo. E dopodiché togliamo l'etichetta di carta dalla bottiglia. Ricordatevi di buttare la carta nel bidone giallo. Dopodiché chiedete a mamma e papà di aiutarvi ad usare il taglierino. Facciamo un'incisione qui. E cominciamo a tagliare trasversalmente. Finito di tagliare la bottiglia, questo sarà il nostro vaso. Potete anche colorarlo con le tempere se volete. Io l'ho già fatto e ho utilizzato i colori della nostra bandiera italiana, verde, bianco e rosso. Bene, finito di colorare il nostro vaso, adesso andiamo ad adagiare
l'ovatta dentro. Ecco fatto. Mettetela bene, come un lettino. Ecco qui. Schiacciate un pochino. Perfetto. E adesso prendete le lenticchie e adagiatele. Così. Un po' qui. Un po' qui. Mettetene tante, così verrà una bella piantina. Piena, piena. Ecco. Perfetto. Adesso prendete lo spruzzino e bagnate tantissimo. Ricordatevi di bagnarla ogni 2 giorni e tra qualche tempo questo sarà il risultato. Allora bimbi, infine potete lasciare il vostro vaso su un tavolo oppure, come sto facendo io, tagliare 2 pezzi di spago della stessa lunghezza e appenderle il nostro vaso da qualche parte. Bene bimbi, adesso tocca a voi e mi raccomando, rispettate la nostra amica terra. Ciao! Per finire, una pillola di grammatica friulana realizzata da Arlef con Telefriuli. Dal sicur che l'an maman? Si può imparare il furlan. Tant plus biella le impara? Se parfalo, si può giua. L'argomento di we ale. La lezione di we si intitola Il verb ve. Come cal succede al verb iesi, anche il verb ve. Ale clamat verb ausiliar. Par via che ale un evore importante per aiutare tanti altri verbi in te coniugazione dai teams components. Come il verb iesi, anche il verb ve ha una coniugazione propria. All'indica l'azione di ve in proprietà o di ve a disposizione bens materiali o emozioni. Il verb ve al presente indicativo, in te forme affermative, è io o I. Tu. Tu as. Lui al a. Ie e a. No o no altris o vin. Vo o vo altris o ves. Lor a an. Esemplis. Io o ai i chiavei ricioz. Tu. Tu has un giat simpatic. Lui alà il pel tigrat. Ie e ha la chiase in arancione. No o no altris o vin une biele amicizie. Vo o vo altris o ves mangiat masse. Lor han finit i lor compiti. È tutto anche per oggi, buona giornata!